What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questa nuovissima serie su Amnesia The Bunker. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché le serie possano proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi per questo primo episodio. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene ragazzi, vi avevo appunto chiesto di scegliere fra Amnesia o Layers of Fear. Anche se comunque vi avevo detto che li avrei fatti a prescindere entrambi. Per cui diversi di voi hanno votato per Amnesia per primo e quindi eccoci qua. Io non so se sono tanto pronta psicologicamente, perché effettivamente ragazzi è da un bel po' che non gioco un horror in prima persona e quindi non so neanche tanto cosa aspettarmi. L'unica cosa che so è che effettivamente questo nuovo Amnesia può essere considerato abbastanza horror, quindi non sono pronta, non penso di essere mai abbastanza pronta ragazzi per cose del genere. Non so nulla di questo gioco, quindi non so minimamente a cosa sto andando incontro, quindi veramente Una favola. Quindi non perdiamo più tempo ragazzi, andiamo appunto a iniziare una nuova partita. Selezioniamo lo slot per salvare i nostri progressi. Allora, ci fanno scegliere la difficoltà. Sono parecchio combattuta. So che magari potrei giocarmela a normale, però un'esperienza horror in cui morire fa parte dell'avventura. È fondamentale adattarsi, usare cautela e strategia per sopravvivere. Io veramente ragazzi non vorrei trasformare mai una delle mie serie in qualcosa di davvero troppo frustrante, per cui direi che magari la difficoltà facile in questo caso potrebbe fare al caso nostro, perché comunque ci permette lo stesso di vivere un'esperienza terrificante ma senza stare con la costante paura di morire. Quindi direi che ragazzi, onde evitare davvero troppe problematiche durante la serie, vado di facile, non me ne vogliate, ma è così. Per quanto riguarda quindi la questione grafica eccetera ragazzi, io insomma le impostazioni le ho già guardate prima di iniziare, lo sto giocando su PC ovviamente, quindi dobbiamo sperare che giri tutto come si deve, ma sono quasi convinta di sì. Da un lato sono molto curiosa di scoprire questo nuovo Amnesia, dall'altro neanche tanto, perché comunque le esperienze horror in prima persona ragazzi possono essere sempre un qualcosa di semi-traumatico, oserei dire. E ne sappiamo qualcosa qua su questo canale. Per sopravvivere a questa guerra ti serviranno due cose. La prima è un set base di abilità, la seconda è la dannata forza di volontà di fare quello che è necessario. Posso insegnarti la prima, ma la seconda dipende da te. Generale di brigata, quarta armata della Terza Repubblica. Ma oddio, ci butta la linea della trincea. Ok, quindi ci buttano direttamente così in game, senza colpo ferire. Premi R per tirare fuori o mettere via l'arma. Abbiamo un'arma. Tieni premuto per mirare e quindi tasto sinistro per sparare. Ok, mamma mia. Q o E per spoggersi da sinistra o a destra. Questo era tipico di Amnesia, infatti me lo ricordo. Chi c'è? Non è che ci sbuca qualcuno da dietro l'angolo? No, spero di no. Possiamo riporre l'arma? Per aprire porte ai contenitori prima interagisci con essi, quindi che muovi il mouse. Ok, come al solito per Amnesia. Perfetto. Raga, sono abbastanza sconvolta. Cioè ci buttano così. Tieni premuto R per controllare quante munizioni ti restano. Quindi devo tenere premuto R. Posso caricare i proiettili. Ok, cioè c'è un solo colpo, fammi capire. Ma, cioè, scusa un attimo. Ok, cioè abbiamo trovato soltanto due colpi. Quindi c'avevamo pure l'arma a scarica, tra l'altro. Lui si è andata bella convinta, era il tipo, oh, ammazzo tutti. Ammazzo tutti un par de palle, va bene. Carichiamo pure l'altro proiettile. Cerchiamo di stare pronti. Cioè siamo in un ambiente di guerra, ragazzi. Cioè, interessante. Tieni premuto per afferrare un oggetto. Ok, e questo l'abbiamo notato. E tac, si può lanciare. Wow, possiamo prendere praticamente tutto. Top. Per lanciarlo col tasto destro. Pure questo era tipico di Amnesia, me lo ricordo. Niente, raga, io ho un attimo paura. Mentre tieni in mano un oggetto per lanciarlo, premi a lungo per lanciarlo più lontano. Ok. Oh, ma la devo sfondare per forza così? Oh, sì, la devo sfondare per forza così, va bene. Cioè, non ci mancava l'ambiente di guerra. Ci serviva pure la pioggia, mannaggia la miseria, mannaggia. Possiamo passare sotto? CTRL per accovacciarti, ok. Perfetto.
Quindi ovviamente shift sinistro, ragazzi, per correre. Questo se può spostare, vabbè, ma comunque mo non è che mi serve. Altro proiettile. Altro proiettilino, lo carichiamo? Assolutamente sì. Vabbè, stiamo trovando col contagocce, ragazzi, i proiettili. Comunque, allora, sta cassa, sto barile, non credo che adesso mi servano, quindi continuiamo a correre. Oddio, no. No, 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 minchia. Eh no, mi dovete sparare così, scusa, eh. Ma dimmi che ho colpito qualcosa, per favore. Sono tedeschi. Ma posso andare? Oddio, chissà che cosa sta dicendo, ragazzi. Nine, l'ho capito, ma... ho ammazzato qualcuno, credo. No, questo non l'ho manco colpito. Manco ristriscio. Non c'ho più colpi. Porca vacca, corriamo, va. Ok, barra spaziatrice. Oddio. Hai subito dei danni. Tieni premuto tab per verificare la gravità delle tue ferite. Tieni premuto tab. Ah, così verifichiamo la gravità delle ferite. Io direi che, vista la coda, siamo abbastanza nella merda. Non vorrei dire, ma... ah, possiamo chiuderci dentro, scusate. Cioè, c'è un macello là fuori. Porca miseria. Ci sarà un modo per curarsi? È appena raccolto un oggetto che può essere usato per la creazione di altri oggetti. Prendi l'altro straccio, premi tab per accedere alla schermata del tuo inventario e combinare i due pezzi di stoffa in una benda. Ok, quindi hanno fatto anche una sorta, ragazzi, di crafting. Ok, qua vediamo la condizione della nostra salute in pratica. Ok, li unisco così e posso usarlo. Posso anche assegnare la scorciatoia. Quando è equipaggiato, tieni premuto e premi... vabbè, lo posso usare comunque dal menu. Aspetta, tieni premuto destra per preparare un oggetto e poi premi sinistra per usarlo. Vabbè, raga, un guaio. Cioè, posso mettere 3 anni a fare sta cosa. Ok, ci bendiamo alla meno peggio, così come viene. Però ci siamo curati intanto. Sì. Sì, perfetto. Devo uscire di qua, immagino, no? Mamma mia, raga, non mi aspettavo sta cosa, veramente. Cioè, sono caduta dalle nuvole. Fatto sta che colpi non ne ho più. Non vorrei dire, siamo ancora accovacciati, tra l'altro. Ma la posso aprire? È chiusa. Posso aprire? Oh! La devo sfondare in qualche modo. Devo usare qualcosa. Cosa abbiamo qua? Granata. Allora, assegna scorciatoia. Tasto 1. Proviamo così, ragazzi. Vediamo un po'. Col tasto 1 la facciamo saltare la porta. Boom, bitch! Direi di tenere a portata di mano l'altra granata, anche se... non so quanto potrà essere utile. Cioè, raga, è terribile sto scenario. Non me l'aspettavo, davvero. Mamma mia. Ok, adesso possiamo pure ricaricare. Com'era? Ah sì, devo tenere premuto. Il soldato francese. Ah, bello sto rettaglio, che ha tolto i proiettili ovviamente usati. Va bene, cioè, abbiamo un proiettile, ragazzi. Un proiettile che ci divide fra la vita e la morte. Oddio, dobbiamo far saltare. Ok, non ci abbiamo più un cazzo. Prendiamo la granata, va. Vado, io corro, tra l'altro. No, 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 soldati tedeschi no. Anche no, grazie. Oddio. Un guaio, mamma mia. Ah, che cazzo sta succedendo? Che è? Oh, sono qua, sono qua. Oddio, il gas. Fast. Ah, la maschera. Make it out of this hell together. Questo, regà, deve essere un amico. Comunque compagno d'armi, ovviamente, regà. Cioè, ci si voleva bene. Minchia. Ci buttano così in uno scenario di guerra. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Ah, fate's a bastard. I'm on patrol tonight, then. C'est la vie. C'est la vie. Sono francesi, quindi loro. Mazza, raga, che inizio. Incredibile. Va bene. Quindi noi ci chiamiamo Henri. Lambert, dov'è il nostro amico? Se n'è andato. Siamo rimasti da soli, scusa.
Cioè, ha detto usciremo da sta cosa insieme. Mo sono da sola. Non mi potete lasciare da sola in uno scenario simile? Oh, che cazzo è quello? Oddio. Che sta succedendo? Sei ancora vivo? Here, drink this. Then I'm going to get you out of here. L'ha trovato qua sotto, quindi. Mamma mia. Resisti, Lambert. I'll get you back to safety. Just hold on to me. Ok, quindi lo dobbiamo portare con noi, ragazzi. Mamma mia, siamo riusciti a portarlo su da laggiù. Mazza, quest'uomo c'ha una forza incredibile. Va bene. Beh, immagino che dovremmo andare e basta, no? A sto punto delle cose. Fatto sta che dove lo portiamo? Oh, cazzius. No! Minchia. Cioè, shit, ragazzi. Ora dovrei farcela con le tue sole forze. Impara. Adattati, sperimenta e sopravvivi. E già qui comincia a venire un po' la cagarella, no? Perché impara, adattati, sperimenta, sopravvivi. Cioè, impara che? Adattarsi a cosa? Non credo di volerlo sapere, ma temo che lo scopriremo. Sti suoni sono tutt'altro che piacevoli. Tra l'altro non so come salva questo gioco. Se c'è il salvataggio automatico, se salva quando si esce. Perché mi ricordo del vecchio Amnesia, mi sa se si salvava quando si usciva, se non sbaglio. Vabbè, siamo vivi. Siamo vivi, ma dove siamo? Io credo che salvi quando si esce, comunque. Si torna comunque al menu principale. Vabbè, fatto sta che... Per ruotare gli oggetti, aspetta, tieni premuto T e si possono ruotare. E va bene. Bisogna vedere quanto sia utile sta cosa, comunque. Ah, ammazza, raga. Sembra tipo un posto ospedaliero, no? Ah, ok, esce scritto praticamente quando mi salva la partita. Va bene, dai, non è male come cosa. Non è male questa. Ma cosa dice sto foglio? Tutte le note raccogli possono essere visualizzate nella finestra note del tuo inventario. Quindi puoi premere tab quando c'è l'icona che sta lampeggiando per poterla leggere subito in pratica. Ah, 10 luglio 1916. Quindi siamo nel 1916. Dopo gli eventi del 9 luglio è stato necessario sottoporre il soldato Clément a trattamenti medici. I suoi effetti personali sono conservati nella stanza degli armadietti. Il paziente si trova in un debole stato comatoso. Risponde agli stimoli, ma solo per brevi periodi di tempo. L'ultima volta che si è svegliato ha dichiarato di non ricordare i recenti eventi. Sembrava avesse problemi anche a ricordare il suo stesso nome, probabilmente a causa del trauma cranico. Beh, direi. Continueremo a tenerlo sotto osservazione. Se entro una settimana il suo stato non sarà migliorato, suggerisco il trasferimento al Saint-Étienne per ulteriori accertamenti neurologici. Dottor Josinski. Causa dell'amnesia per noi, ovviamente. Ok. Quindi ha subito un'amnesia. Comunque, a quanto pare, regà, ha colpito forte la testa. Vabbè, qua non posso prendere nulla, così sembra. Ah, ste cose che si aprono le porte. Oddio. Ah, già il fatto che qui sia buio, sinceramente, proprio vedevo di... Non mi piace, sti buchi. Oddio. No, regà, No, troppo buio, non vedo un cazzo. No. Non mi iniziate a fare sti scherzi della minchia, per favore, eh. Niente scherzetti. Cos'è questo? Oh, ma che cazzo? F per tirare fuori o mettere via la torcia. Ah. Tieni premuto F per caricare la torcia. Ma attenzione a non fare troppo rumore.
sta torcia fa un rumore della Madonna, ma scusate. Ok, quindi la carica è ovviamente limitata. E la devo ricaricare io. Va bene. Questo documento cosa dice? 9th of July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Cioè, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? In che senso? Che cosa avrei fatto mai di tanto terribile? Questa è bloccata, ragazzi. C'è sta bella catena. Ma quindi io direi di caricarla quando siamo magari al sicuro. Prima li fa troppo rumore. Allora, già sta ambientazione a me non mi piace proprio per niente, ragazzi, Ho questi corridoi stretti, per la miseria. Evitiamo di usare la torcia dove non c'è bisogno, perché magari nei momenti del bisogno ci potrà servire. Tutte le foto recuperi vengono raccolte a finestra foto del tuo inventario. What the fuck? Che gli stavano a fa' sto poraccio? No, ditemi, che cosa gli stavate facendo? Vabbè. Un po' più già è scarica. Cioè, ma quante volte la devo ricaricare sta minchia di torcia? Porca miseria, ladra. Ma questi sono corpi! Tutti bruciati! Che è? Oh! Che cazzo è? E questo? Cosa ho preso? No, vabbè, ma raga, è bruttissima sta roba. Quindi posso avvicinare anche l'oggetto. Bello sicuramente vedere i resti di sti poveri cristi. Qua c'è una botola qua sopra. Oddio. Io uscirei. Dico. Così a caso. Non so manco cosa ho preso. Carburante. Petrolio altamente infiammabile. Utile per il generatore. Possibile versarlo dentro le bottiglie o sul pavimento. Ok, quindi a quanto pare possiamo utilizzare della roba a nostro vantaggio, ragazzi. Posso aprire anche i cassetti, facciamo caso. 14 luglio, corpo del sergente Reynard, lacerazioni multiple, cavità toracica ridotta a brandelli, tutte le costole rotte, cranio spaccato da ripetuti colpi da corpo contundente. Chi avrebbe mai potuto fargli una cosa del genere? Cioè, cavità toracica ridotta a brandelli, davvero molto bello, tutto molto bello, Via la sedia da in mezzo ai piedi. Si possono spostare, che dice? Per tirarli o spingerli, e vabbè, questo lo sapevamo, insomma. Va bene, allora, ho preso del carburante, ragazzi. Così, per il puro gusto di prenderlo. E là? No, raga, no. Ok, qua c'è un lucchetto. Che bello. Sempre tutto molto bello in questi giochi, assolutamente sì. Allora, che cazzo ste sedie in mezzo alle palle. Ma Harry ha una forza, raga, cioè da Ercole proprio. Ho lanciato semplicemente un po' in aria la sedia, si è spappolata. Allora, qua c'è qualcosa di utile nelle vicinanze. C'è la nostra bandiera. Buchi nei muri. Così, completamente a caso. Sangue per terra, che porta direttamente qua. Chi c'è? Oh. Thought I was the last Ciao. One. You're trapped down here. The rat fucking officer ran. Ok, siamo arrivati intrappolati qui sotto. Bello che gli carico la torcia davanti alla faccia. You want to escape? You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them. Fantastico. And you can make it out. Shit. That thing, it's coming for me. Here, take this. Che cosa? Che cosa? Please. Che cosa? I want to die at the hands of a border soldier, not that monster. Ma che stai a dire? No, dai, ma che è sta cosa? Quella cosa sta tornando a prendermi. Ma che roba? Che cosa? E tra l'altro, mo devo ammazzare. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please.
Aspetta, aspetta. E questo è il ripostiglio? Tesoro! Dove sono le munizioni? Scusa. Mannaggia santa, mo mi deve mettere pure la furia. Mannaggia bubba, mannaggia. Ok. Tutto molto bello, come sempre. Gli lancio un sacco addosso, oddio santissimo. Tanto con la mia forza non c'ho paura, eh. No, raga, dai, ma che stiamo a parlare? Mo che c'è sta qua sotto? Cioè, se vuoi fuggire, vi trovi la dinamite, devi far saltare in aria sto mondo e quell'altro. Sono rimasti intrappolati qua sotto. Ma sono i miei passi. Mi sto spaventando con i miei passi, ragazzi. Eh no. E mo chi c'ha il coraggio di andare in giro? No, raga, io non posso fare questo. Tra l'altro, dove l'ha portato? Cioè, passa attraverso i buchi nei muri. Sto coso. No. Io te sbarro la strada. Guarda, ecco, vedi. Adesso non puoi uscire più. Tanto semplice. Semplicissimo. Tra l'altro, io sto facendo un casino della Madonna. Guarda, se hai fame, ho un po' di sbobba. Te va un po' di sbobba? No, raga, quindi sti buchi nei muri sono un guaio. Guarda, te le lascio qua, come si fa con le trappole per i dupi. No, raga, no. Io già mi sono persa, tra l'altro. Qua ci sono stata? Non si apre. Allora, raga, questo sarà abbastanza un guaio. E fanno andare via la luce così. Siete dei pezzi di merda. Perché io già non mi oriento. Quindi questo sarà un guaio per me, ragazzi. Un grosso guaio, davvero un grosso guaio. Perché mi perderò. Già lo so. Ah, ma questa è chiusa. Non la posso aprire sparando? Scusa, mo mi viene il dubbio. Ma certo che posso. Per correre ti... Oh, perché devo correre? Perché devo correre? Che cazzo è? Ok. Un colpo mi è rimasto, eh? Io non so se sono pronta a tutto ciò. Non lo so. Questa si può aprire? Ah, serve una combinazione. Che cazzo è? Io sono entrata da qua. La posso chiudere? Ah, la posso chiudere. Ti chiudo fuori. Merdone. Vabbè, tanto passa nei buchi sui muri, fra i muri. Cioè, non è che ci sia poi tutta sta gran cosa fantastica. Allora, che dice? Quando vi occupate dei soldati deceduti, per favore controllate il retro delle loro piastrine per verificare che non ci siano messaggi, simboli o codici degli armadietti. Tutte queste cose vanno rimosse e pulite prima che le piastrine vengano archiviate. Eccola qua. Batiste. Posso ruotarla, ma non c'è scritto assolutamente nulla. Non ci sono scritti i numeri. Niente, ragazzi. Mappa. No, raga. Questa è la mappa principale del bunker. Man mano che procedi verrà aggiornata in obiettivi e ulteriori dettagli. Ciaone. Ciaone, ragazzi, veramente ciaone. Riuscire a orientarmi sarà difficile. Io ve lo dico. Usa questa cassa per conservare oggetti dal tuo inventario. Ok. Quindi, vabbè, ogni volta che troveremo una cassa potremo metterci o riprendere roba, insomma. Va bene. Questa è una cosa positiva. Stracci. E altri fogli, per caso? Sembrerebbe di no. Qua abbiamo altro. Questo possiamo farci niente? No. Porca vacca! Minchia, Enrico, sta cazzo di forza la devi smettere. Cioè, raga, mi sta proprio più infarti lui che non lo so che...
Aggiornamento a tutto il personale medico e mortuario. Il problema dei ratti non è affatto migliorato. Non solo continuano a brulicare sopra ogni cadavere, ma adesso stanno addirittura arrivando anche in presenza di feriti. Però non provano nessun tipo di interesse nella carne una volta che è stata bruciata. Per questo motivo deve essere messa in atto una nuova regola: i corpi di tutti i soldati deceduti devono essere bruciati. Ecco perché erano stati bruciati. Ho parlato della questione con padre De Re. Ha detto che provvederà a fornire l'adeguata consacrazione a tutti i deceduti e che i resti verranno conservati per le loro famiglie. Non sono fiero di questa decisione e mi si stringe il cuore, ma dare fuoco ai morti sembra essere l'unico modo per bloccare i ratti, e quindi che fuoco sia. E qua ci risbuca e Plagtail, ragazzi. Cioè, se mi parlate dei ratti, mi viene in mente Plagtail tutta la vita. Dentro questo armadietto non c'è una mazza. Va bene, allora, che io qua vorrei un attimo capire dove mi trovo, però, in effetti. Immagino che sia dov'è il puntino rosso, credo, no? Cioè, immagino che noi adesso siamo qua, suppongo. Generator room. Qua c'è una scala qua di fianco, quindi probabilmente sì, è proprio qua che siamo. Siamo nell'ufficio amministrativo. Va bene. Mamma mia, quanto è buio sto posto. Qua ci serve una combinazione di quattro cifre, ragazzi. Qua stiamo andando... Aspetta, forse quindi la benzina mi serve. Fermate un attimo. Il carburante, quello che è. Mi servirà? Probabilmente sì. Qua che dice? Attenzione, il carburante per il generatore è estremamente infiammabile. Mai accendere alcun tipo di fiamma o sparare con le armi da fuoco nei pressi del carburante. Per l'amor del cielo, evitate anche di fumare sigarette e conservare esclusivamente in robusti contenitori di metallo. Il vetro si rompe troppo facilmente. Se si rovescia, pulite immediatamente l'aria e poi gettate gli stracci all'esterno del bunker. C'erano proprio paura di sto carburante, eh? Altro carburante, altri stracci. E vabbè, roba che non ci serve. Questa cosa bisogna ricaricarla. Sta torcia, regà, fa venire abbastanza ansietta, eh? Se la dobbiamo di tutta. La bestia caccia nell'oscurità. La luce è la nostra unica possibilità. Il generatore è la nostra sola speranza. Deve essere costantemente rifornito di carburante, giorno e notte. È necessaria una rotazione continua di uomini verso il deposito principale del carburante. Guardatevi le spalle, proteggetevi a vicenda. Non lasciate le luci si spengano, per il bene di tutti noi. Quindi la bestia caccia nell'oscurità. Puoi azionare il generatore riempiendo il carburante e tirando la leva. Ok, questo orologio a che ci serve? Un orologio alla tasca e funge anche da cronometro. Può essere sincronizzato nel generatore per tenere la traccia della quantità di carburante residua. What the fuck? Ma di che cazzo stiamo parlando? Non possiamo trasportare nient'altro. Sto poveraccio è morto tipo malissimo, ragazzi. Frilù. Tutti i codici che troverai saranno catalogati nella finestra codice del tuo inventario. 2549, magari è quello che ci serve. Dobbiamo metterlo il carburante, ragazzi. Luci sempre accese, la stronza le odia, la bestia ovviamente. Ma il carburante, vabbè, andrà messo qua dentro, immagino, no? E proviamo a equipaggiarlo. Tieni premuto per preparare un oggetto e poi per usarlo. Infatti. Ok, la E è ovviamente, ragazzi, indica ovviamente... fatto che è vuoto, ma posso continuarsene premuto? Cioè, perché questa è solo una vanica di benzina o le sto usando tutte? Cioè, quanta benzina ci sta qua dentro? Ok, non ne ho più. Ah, le ho usate tutte. Ok, allora, proviamo a fare sta roba di sto orologio. Non so che significa, ma... Ok, poi posso attivarlo non appena tiro la leva. Ok. Proviamo a premerlo, vediamo che significa. Cioè, se cambia qualcosa, non lo so. E quindi da adesso significa che avremo questo tempo residuo di luce? Questo vuol dire? Minchia, che ansia di vivere, ragazzi. Che ansia di vivere. Vabbè, comunque la luce adesso ci accompagnerà, quindi. Aspetta, il codice 2549. Sì, però, aspetta un attimo. Ok, togliamo, raga, togliamoci un attimo sto cronometro, perché comunque qua dentro non si vede un cazzo. Accendendo questa lampada salverà... Ah, salverà i tuoi progressi. Ottimo. Ok, quindi qua si salvano i progressi in pratica. 2549. Proviamo. 2549. Giusto. E si sblocca, signori miei. Si sblocca. Ok. La maggior parte degli ostacoli può essere superata in modi diversi. Usa l'ingegno, il cervello, sperimenta. Se credi che una cosa sia possibile, forse lo è per davvero. Allora, arsenale, se non sbaglio aveva detto forse proprio che la... porca miseria, come dovete papiare un colpo ogni volta. Quindi i progressi si salvano qua, tutte le volte. Ok, perfetto, vabbè, almeno so che è qua, ragazzi.
in questa stanza qua, vicino a quella del generatore in pratica. Forse chissà se ne troveremo altre, ragazzi. Comunque non credo che ci rimarrà molto tempo. Cioè il tempo sta scorrendo, però vabbè. Allora, l'uscita è qui a destra. Allora io proporrei, ecco, di cominciare giusto stavati dalla zona più scura. A sto punto no, cominciamo da qui, va. Questo che fa? Accende e spegne le luci. Ma perché le dovrei voler spegnere? Scusa. Comunque, quindi il carburante è importante, ragazzi, comunque. Oh Gesù, sono ore che non vedo un altro essere umano. Potrei essere l'ultimo, ma nella speranza che ci sia qualcun altro, lascerò questo messaggio così che chiunque lo legga non perda altro tempo. Questa è l'unica uscita, l'unico modo per fuggire da questo inferno che abbiamo creato. Per chiuderla è stata fatta saltare. Per aprirla bisogna farla saltare di nuovo. Non perdere tempo a scavare, è impossibile. Falla esplodere. La dinamite è chiusa a chiave nell'arsenale. La maniglia del detonatore è da qualche parte in fondo alle gallerie romane, nelle profondità dell'inferno. Ma tu guarda un po', la maniglia per il detonatore ovviamente deve essere nelle profondità dell'inferno, mi pare ovvio, no? Sto andando a cercare entrambe le cose. Se stai leggendo queste parole, prego per te, per favore, concedimi la stessa cortesia. Minchia, regà. È appena trovato un nuovo obiettivo. Gli obiettivi sono segnalati sulle mappe e le note contenenti obiettivi sono messe in evidenza nella lista delle tue note. Quindi praticamente se tu vai qui, vedete? Allora, questo segnalino praticamente ti indica cosa devi fare. Quindi io devo trovare comunque la dinamite e la leva per il detonatore. E quindi ovviamente adesso sarà tutto segnato anche qua sulla mappa, mi sembra di aver capito. Vedete? Eh sì. L'uscita è di là. Dobbiamo andare all'arsenale. Ok, quindi comunque dobbiamo andare verso giù, ragazzi, non verso su, perché verso su c'è c'è l'uscita. Vedete, infatti di là c'è l'uscita. Quindi non possiamo. Questo è il detonatore, ovviamente, a cui manca la leva. E l'uscita è qua. Cioè lì c'è la luce, ragazzi. Lì c'è la luce. Ovviamente devo andare dall'altra parte. Mi pare ovvio. Mi pare ovvio. L'arsenale. Allora, se abbasso questa, accendiamo qualcosa. Sì, accendiamo di qua. Quindi se vado di qua posso accendere la luce anche qua, ovviamente. Però avremo il tempo limitato, ragazzi. Quindi l'arsenale deve essere di qua. Sì. Blocco d'emergenza. Cazzius. Quindi dovremo aprirla in qualche modo, sta maledetta porta. Che pareva? Sarebbe stato troppo bello per essere vero, ragazzi. Qua non c'è luce, io non vorrei dire, ma... Allora, oddio. Che cazzo era? Che cos'era? Che cos'era il rumore? Ah, c'è pure le unghiazze lunghe, eh? Fantastico. Non vedevo l'ora di trovarmi qua sotto. Ho preso una bella granatina. Un altro foglietto. 14 luglio 1916. Notte. Poco fa ho sentito degli strani rumori, come dei graffi sulle pareti. Adesso sembra che qualcosa o qualcuno stia camminando nel corridoio. Probabilmente è Reinhard, che si è ubriacato con la riserva di vino che ci tiene nascosta. Credo che sia meglio affrontarlo adesso. O lo riporto a letto a dormire, o lo convinco a condividere uno o due bottiglie con me. 15 luglio. Una gelida paura scorre ora nelle nostre vene. Fournier ha terrorizzato gli uomini in cerca di risposte. Tutti dicono che stavano dormendo fino a che non hanno sentito Reinhard gridare. Io ovviamente li credo. Fournier è arrivato al punto di accusare il prigioniero 73014 di essere fuggito dalla sua cella e di aver commesso l'omicidio. Quindi questo tizio è morto. Ovviamente è impossibile. Sono preoccupato per Fournier. Sta nascondendo la sua paura dietro la rabbia. Se la sta prendendo con gli uomini e temo che non sia possibile fermarlo. Così facendo sta generando un forte malcontento generale. La mia mente continua ad andare al momento in cui Reinhard ha iniziato a gridare. Sarebbe potuto capitare a me. Potrebbe ancora capitare a me. Per la prima volta vorrei tanto che arrivasse l'ordine di attaccare. Preferirei mille volte dover affrontare centinaia di tedeschi piuttosto che convivere con questo terrore senza nome. E questa cosa fa paura, ragazzi. Cioè, fa veramente paura. A chiunque trovi questo messaggio, Fournier, il nostro ufficiale in comando, è rannicchiato qui accanto a me. Ha perso la ragione in un abisso di terrore. Non fa altro che ripetere le stesse parole in un ritornello senza fine. Fuggire, fuggire. Dobbiamo fuggire e sigillare la bestia nel luogo al quale appartiene.
Vuole scappare e far saltare l'uscita dietro di sé per sigillare il demone qui sotto. Il demone e anche i nostri uomini. Il suo costante ritornello mi sta entrando nella testa e quello stesso vuoto di terrore mi sta contagiando. A chiunque dei miei uomini che legga questo, una volta che avremo abbandonato questo luogo, lo costringerò a dirmi il codice dell'arsenale. Lo otterrò e ve lo comunicherò via radio. Intrappolati qui sotto con quella bestia, l'arsenale potrebbe essere la vostra unica ancora di salvezza. È tutto quello che posso fare, quello che il mio coraggio mi permette di fare. Raggiungete la sala comunicazioni negli alloggi dei soldati e nascondetevi lì. Vi trasmetterò queste informazioni via radio, quindi questo è un altro obiettivo, ragazzi. Bisogna raggiungere la sala di comunicazione negli alloggi dei soldati. Quindi per farsi comunicare sta roba via radio, in pratica. Bella roba, cioè li hanno praticamente, quelli che sono rimasti qua, ragazzi, sono stati abbandonati. Può essere lanciata pure la granata, ovviamente. Già c'ho uno solo spazio nell'inventario, ragazzi, non so quanto questa cosa sia positiva. Cioè no, raga, io mo che devo uscire qua, Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Allora, di qua infatti c'è il quartiere, vedete, alloggi dei soldati e le comunicazioni. E qua la mappa ovviamente si è aggiornata. Quindi è importante andare anche negli alloggi dei soldati e credo che sarà la prima cosa che dovremo fare. Quindi allora, ragazzi, io direi che salvo qui la partita. Non voglio che questi video durino troppo perché forse appunto poi potrebbe diventare un pochettino pesante. Principalmente vorrei sapere se voi conoscete già questo gioco e se avete qualche suggerimento da darmi, perché essendo questo il primo episodio, ragazzi, sto andando completamente alla cieca. Ovviamente non fate spoiler, ma voglio sapere se avete qualcosa da suggerirmi riguardo come comportarmi d'ora in avanti, perché sono parecchio destabilizzata da tutta questa situazione, perché ci hanno buttato in un ambiente di guerra e dopodiché ci risvegliamo in un ambiente altrettanto infernale, sembrerebbe, perché c'è stato un mostro qua sotto che si diverte ad ammazzare la gente nell'oscurità. E quindi te c'è pure il panico di questa luce che potrebbe andarsene da un momento all'altro. Cioè, raga, reggere quest'ansia non sarà facile per me. Quindi, come sempre, aspetto i vostri pareri e suggerimenti qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!